Ciao, sono Samuel Chuck, benvenuto. Forse non ci avevi pensato, ma ogni luogo del mondo ha il suo clima e le sue caratteristiche, e quindi la sua flora e la sua fauna. Infatti, i fiori che crescono in Valle d'Aosta in Trentino non sono gli stessi che crescono nel sud Italia o sulle isole. Forse non ci avevi pensato, ma questo vale anche per i mieli. Fiori differenti, mieli differenti. Oserei dire che ogni parte del mondo ha il suo miele. Ora prendiamo un aereo, perché prendere il traghetto sarebbe troppo lungo, e voliamo in Sardegna a scoprire i mieli sardi. Sigla! Buonasera, sono Farci Andrea, apicoltore professionista della Sardegna. Siamo a Bugerru presso la Sagra dei Ricci. Andremo a illustrarvi alcuni dei prodotti dell'apicoltura sarda, alcuni mieli prodotti dall'azienda Meliluna, di Luna Matrona, alcuni tipici della Sardegna, altri che invece si producono normalmente anche a livello nazionale. Qui possiamo vedere il miele di eucalipto, un miele prodotto in Sardegna ma prodotto anche a livello nazionale, un miele dal tipico sapore caramellato, ottimo si dice per le vie respiratorie. Qui possiamo vedere il miele di trifoglio, un miele dolce, fruttato, dai sentori di burro fresco, ottimo da utilizzare sui formaggi, sulla ricotta o come dolcificante al posto dello zucchero, semplicemente nelle tisane, nel caffè, nei cappuccini e via dicendo. L'asfodelo è uno dei mieli tipici della Sardegna, è una delle prime fioriture di interesse apistico durante l'anno, è in produzione proprio in questo periodo, un miele molto delicato, deriva da un fiore della macchia mediterranea, appunto l'asfodelo, della famiglia delle liliacee. Ciao, sono Samuel Chuck, sono contento che tu abbia visto questo video. Se ti è piaciuto puoi mettere un mi piace qua sotto e magari potresti anche iscriverti al mio canale, sto preparando dei video davvero eccezionali per te. Ti basterà cliccare sull'icona qua di fianco rotonda, quella con la mia faccia, e troverai anche due riquadri qua di fianco. Quello più in alto ti porterà a vedere un video che tratta lo stesso argomento di quello che hai appena finito di guardare. Quello più in basso invece ti farà cambiare completamente argomento, ma sono sicuro che ti piacerà un sacco. Bene, allora grazie per il mi piace e buona visione. Ciao!